Bentornati amici di Pronto e Servito, io sono Angelo e oggi prepareremo, in prossimità della Pasqua, la pastiera napoletana. Quindi rimanete con me che iniziamo subito a prepararla. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se non siete iscritti al canale, potete farlo adesso, schiacciate il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso possiamo iniziare. In una ciotola aggiungiamo la farina, mettiamo lo zucchero, il burro e un pizzico di sale e iniziamo a lavorare il composto. Quando avremo ottenuto un composto sabbioso, aggiungiamo un uovo. Una volta ottenuto un panetto liscio e compatto, lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo riponiamo in frigo. Nel frattempo che l'impasto riposa in frigorifero, noi prepareremo la farcia. In un'altra ciotola inseriamo la ricotta, insieme al grano cotto. E iniziamo a dare una mescolata. Adesso aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a mescolare. Una volta che lo zucchero si sarà completamente sciolto, mettiamo da parte il composto. Prendiamo 3 uova alle quali aggiungiamo un cucchiaio di aroma fior d'arancio e un cucchiaio di aroma millefiori. Aggiungiamo poi un po' di vanillina, un po' di scorza d'arancio e infine un pizzico di cannella. E iniziamo a lavorare il composto. Adesso andiamo a riprendere la ricotta con il grano e vi aggiungiamo questo composto. E amalgamiamo il tutto. Infine non ci resta che aggiungere i canditi e terminiamo di mescolare. Bene, adesso la nostra farcia è pronta e la mettiamo da parte. E adesso che anche la farcia è pronta, andiamo a riprendere l'impasto. Stendiamo l'impasto con uno spessore di circa 3 mm. Sto utilizzando una teglia di 22 cm. Tagliamo l'impasto in eccesso che ci servirà per formare le classiche strisce della pastiera napoletana. Adesso con una forchetta andiamo a bucare il fondo della nostra pastiera e andiamo a inserire la farcitura. Con l'impasto che ci è avanzato, adesso andiamo a formare le strisce. Tradizionalmente le strisce devono essere 7. Andiamo ad inserire prima le prime 4 strisce dritte. Gli altri 3 invece li inseriamo in senso obliquo. Dopodiché tagliamo l'impasto in eccesso. E adesso siamo pronti per infornare con forno ventilato a 190 gradi per circa 45 minuti. E una volta sfornata la nostra pastiera napoletana è pronta per essere gustata. Pronto e servito!
Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.